Maria Neve, responsabile della formazione del gruppo giovani. Ci puoi raccontare quali strategie di sviluppo per il gruppo, state portando avanti? Sì, buongiorno. Allora, noi partiamo dal presupposto che la formazione per i nostri associati, per il gruppo giovane, non è importante, ma è fondamentale. È fondamentale perché tra di noi siamo comunque i futuri leader delle nostre aziende, tanti di noi lo sono già, perché parliamo anche di, non solo di prima, di seconda, terza generazione, ma parliamo anche di imprenditori di prima generazione e dobbiamo avere gli strumenti per eccellere, per superare momenti di crisi e per migliorarsi in continuazione. Per questo abbiamo iniziato adesso un percorso di formazione molto importante, molto incentivante, che appunto tratta dell'eccellenza. Eccellenza come miglioramento continuo di noi stessi, come punto di partenza per riflettere su di noi, per chi siamo, quali sono i nostri obiettivi, per metterci in gioco e come diceva il nostro primo formatore Livio Sgarbi, come passare quotidianamente dal good al great. Ecco, questa esperienza cosa ti ha dato? Parliamo ovviamente del primo workshop nell'ambito delle strategie di coaching per il successo personale e professionale. Che cosa ti ha dato questo primo workshop che parlava dell'eccellenza, come dicevi? Allora, siamo usciti tutti con degli strumenti in mano pratici da mettere operativamente in campo dal nostro primo giorno di lavoro da lunedì. Un arricchimento e una vena, una sferzata di ottimismo perché in quei 2 giorni di seminario che abbiamo trascorso insieme ci siamo ripresi in mano, abbiamo avuto 2 giorni per ripensarci e per sapere che noi valiamo, noi abbiamo delle grandi potenzialità, abbiamo delle belle aziende e abbiamo tutte le capacità per renderle ancora migliori. Abbiamo parlato di un nervo scoperto per un giovane imprenditore, cioè quello del conflitto familiare. Cosa mi dice a questo proposito? Il passaggio generazionale sì, è un punto che bene o male tocca a tutti noi perché o tra parenti lavoriamo in azienda o ereditiamo ecco, l'azienda da genitori che ancora oggi, fortunatamente dico io, sono insieme a noi. Livio in questi 2 giorni, per esempio, ci ha dato degli strumenti veramente ottimi per collaborare con la famiglia, con la generazione passata. Non so, non è, devo dire, ci ha illuminato perché noi lo viviamo a volte come fonte di stress, invece deve essere fonte di scambio, di interscambio, di miglioramento, non solo nostro, nel senso che dobbiamo a volte essere anche più umili e accettare i consigli dei nostri genitori, ma abbiamo anche strumenti da dare a loro per migliorare. Quindi scambio generazionale non è solo un passaggio generazionale, ma anche uno scambio generazionale. Si è parlato della capacità di accettare di essere il numero due. Cosa ne pensi di questo? Pensi che sia difficile attuarlo? È difficile, ma con le chiavi che abbiamo noi ora in mano è possibile, perché è un numero due che però è fondamentale che ci sia, è un numero due che sarà un numero uno e per essere un numero uno e veramente efficiente bisogna per forza fare il numero due. Non ci si può improvvisare e dobbiamo imparare. Quali azioni pensi di mettere in campo da subito? Allora, una comunicazione di sicuro più trasparente, un coinvolgimento del team. Abbiamo imparato che dobbiamo essere leader non solo per noi, ma leader fondamentali, i migliori anche per i nostri collaboratori. E questa è la prima cosa che io, entrato in azienda, ho fatto.
e cercare di essere migliore non solo per me, ma per i miei collaboratori. Che suggerimento dai a un tuo collega del gruppo giovani che non è venuto al corso e che ti sembra importante dire perché questa esperienza ha lasciato il segno? Allora, di sicuro, grazie anche a Skillab che ci ha aiutato, ecco, a pacchettizzare questo corso, abbiamo gestito degli singoli incontri, quindi chi si è perso, chi per vari motivi non ha potuto partecipare al primo incontro, può tranquillamente recuperare iscrivendosi a quelli che seguiranno. E il momento di formazione è importante perché chi è in aula se ne rende conto, è un momento di scambio tra di noi unico. Non ci sarà mai, devo dire, fuori un momento dove saremo così noi stessi, così liberi, ecco, anche dalle ansie, dagli stress esterni che noi comunque viviamo quotidianamente, come il momento del formativo. E gli scambi che avvengono durante l'aula, durante questi momenti, sono molto arricchenti e bisogna provare per credere. Grazie, Maria Neve.